Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video della serie Forse non tutti sanno che. In pratica cosa succede? Vado a spiegarvi una piccola curiosità. Su FIFA 22 il verificato che c'era gli anni scorsi non è più così. Cosa succedeva? Per andare a partecipare alle qualificazioni online, per poi sperare di arrivare agli eventi dal vivo di Electronic Arts, bisognava in Weekend League fare almeno 27 su 30, anche 28, però il verificato lo prendevi con 27. Poi da lì accedevi a questa classifica speciale, c'erano dei punteggi, eccetera. Accedevi alle qualificazioni online e poi potevi cercare di arrivare verso la fase fisicamente, quindi alle live. Quest'anno è cambiato tutto. Praticamente la Weekend League non è più competitiva. Il competitive si è spostato sulle Rivals. Lo sapete benissimo, la sezione Rivals a livello competitive è la Elite, quindi tutte le persone che hanno avuto accesso all'Elite sono giocatori verificati su FIFA 22. Cosa comporta essere un giocatore verificato e cosa bisogna fare per esserlo? In pratica il primo step appunto è andare in divisione Elite, ma perché fare questa cosa? Vi faccio vedere cosa c'è. Se ci fate caso, io come menu in alto ne ho 4, non 3. Solitamente chi non è in Elite, oppure chi non si è registrato come giocatore verificato, non può avere la sezione Competi. Avete solo principale, gioca, club e fine. La sezione Competi cos'è? Praticamente sono i server dedicati. Se noi volessimo andare a sfidare un amico, anche lui verificato, sui server dedicati, vi faccio vedere come funzionano. Andiamo proprio a giocare sui server sparsi per il mondo da EA. Quindi cosa succede? Ve lo faccio vedere, faccio prima. Eccolo qua, seleziona il Game Data Center. Quindi praticamente se noi andiamo qua a scegliere una location, noi ci stiamo collegando al server dedicato di quella location, quindi quella città, in maniera da avere più o meno, diciamo, a parte le connessioni ballerine eccetera, però la stessa stabilità del server. Quindi c'è Milano, ci sono tutto il mondo dentro, quindi possiamo collegarci dove vogliamo. Molto comodo. I server dedicati ovviamente garantiscono una stabilità maggiore di gioco, quindi molto molto interessante andare poi a sfruttarle. Poi vabbè, anche le modalità che possiamo poi andare a utilizzare in questi server sono interessanti. Ora inizio partita, ad esempio, se noi stiamo giocando una partita e al 35esimo si sconnette, noi qua possiamo decidere il minutaggio di inizio del match. Quindi ottimo, comodissimo. Poi ci sono varie regole, la modalità cooperativa, partita suonata ritorno. Insomma, sono tante regole che si possono poi utilizzare sui match dei server dedicati. Quindi questo è molto comodo, soprattutto poi questa tipologia di match viene utilizzata per i qualifier, per le qualifiche online prima di accedere alla parte dal vivo, quella live. Ma come si accede ai qualifier? Allora, nella divisione Elite, come sapete, i primi 302 utenti, se non ho visto male perché è cambiato da poco la regola, i primi 302 in classifica in Rivals, in Elite, accedono a questi qualifier. Quindi devi essere in quella lista. Se non siete in quella lista, ok, sbloccateli, perché comunque sono comunque interessanti averli, bello testarli, eccetera, però non potete arrivare a fare le qualifiche. Ok, dicevo prima che però per avere questo menu Competi non basta arrivare in Elite, bisogna fare la richiesta ufficiale a Electronic Arts. Allora, in teoria ne basta una su un sito particolare. Io ve ne faccio fare due perché almeno non sbagliamo. Vi faccio vedere quali sono i due siti a cui ho fatto la registrazione e ho avuto l'accesso al competitivo. Quindi togliamo questo, eccolo qua. Il primo sito è fifa.gg. Mi raccomando, qui registratevi, utilizzate lo stesso account che utilizzate su FIFA, su PlayStation, dove giocate praticamente, perché altrimenti il gioco non può andare a sapere voi a che punto siete. Mi raccomando, lo stesso nick, lo stesso account. E qui facciamo una registrazione. Adesso qui in alto a destra c'è proprio la parte di registrazione, qui mi sono già loggato, però molto molto easy, vi chiede i dati, login, register, usate register.
Poi, il secondo sito, in teoria basterebbe solamente il secondo, però meglio farne due invece di uno, tanto non succede nulla. Il secondo sito è globalseries.gg. Sono gli eventi ufficiali di Electronic Arts dal vivo e ovviamente per accedere a questi eventi bisogna superare le qualifiche online. Fate anche qui la registrazione, in alto a destra c'è un... adesso voi non lo vedete, adesso vedo se riesco a farlo scorrere, ma no, perché non riesco, perfetto. Però c'è un tasto grosso così, con scritto registrati ora. Registratevi, anche qui, mi raccomando, lo stesso nick, lo stesso account di quelle che usate su FIFA. Così il gioco vi riconosce e va poi a assegnarvi i server dedicati, ovviamente se siete arrivati in divisione Elite. Importantissimo, questa procedura va fatta entro il 31 dicembre dell'anno corrente, quindi del 2021. Fuori da questa data, quindi dal 1 gennaio 2022, non si può più registrarsi, quindi verranno chiuse queste possibilità. Appena quindi arrivati in Elite, fatelo entro il 31 dicembre 2021. Perfetto, penso di avervi detto tutto, quindi se avete qualche domanda fatemela sapere pure nei commenti, risponderò molto molto volentieri come sempre. E basta, se come al solito vi chiedo, ragazzi, solita chiusura, un bel mi piace al video e soprattutto un bel follow al canale YouTube in maniera da supportare questo progetto dedicato a FIFA 22. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.